Ben ritrovati all'appuntamento con Vite da Campioni e non potevamo che iniziare questa puntata mostrandovi la medaglia di bronzo del nostro campione di oggi, Gregorio Paltrinieri. Ben trovato. Grazie, grazie mille. Una medaglia di bronzo freschissima perché l'hai conquistata quest'estate ai mondiali di Barcellona, una medaglia storica per te perché hai ancora 18 anni, insomma, e quindi hai già conquistato un qualcosa di bello e di grande. Partiamo da quell'emozione. Sì, sono stato davvero contentissimo di aver raggiunto il podio mondiale. I mondiali sono l'appuntamento veramente principale per un nuotatore. Tutti sognano di arrivarci, io ho sognato per tanti anni, ero andato a Barcellona nel 2003 a vedere i mondiali che c'erano stati 10 anni fa e da lì veramente mi ero detto ci voglio arrivare. 10 anni dopo i mondiali sono stati nella stessa sede di dove ero andato, sono tornato a Barcellona, questa volta da atleta, e sono riuscito a conquistare la medaglia di bronzo e sono contentissimo di questo, era davvero un sogno. 10 anni prima chiedevi tu gli autografi ai campioni e c'era anche Massimiliano Rosolino. Sì. 10 anni dopo hanno chiesto l'autografo a te, come ci si sente? È stato bello, io mi ricordo nel 2003 sulle tribune con mio padre a fare foto a destra, a manca, da veramente dappertutto, guardavo tutti i più grandi campioni, guardavo come si comportavano. Adesso ero io lì sul bordo vasca e mi accorgevo che veramente c'erano altri bambini piccoli che appassionatissimi al nuoto, che ci guardavano, ci chiedevano autografi, è stato bellissimo. La tua gara ha un po' risollevato le sorti anche della nazionale, diciamoci la verità, il nuoto italiano non era andato un granché bene, poi sei salito tu sul podio, e, insomma, una vittoria inaspettata, c'erano state un po' di critiche e polemiche sulla tua preparazione, però hai dimostrato poi in acqua di potercela fare al di là di tutto. Sì, quest'anno ho avuto vari impegni oltre al nuoto, ho fatto la maturità a scuola, quindi diciamo è stato un anno impegnativo, in tanti avevano messo in dubbio la mia preparazione. Io stesso durante l'anno non ero andato benissimo negli appuntamenti di mezzo, intermedi diciamo. Poi però ai mondiali sono arrivato veramente in forma, carico, ero carico a bomba e volevo fare bene. E ho fatto gli 800 qualche giorno prima che non erano andati benissimo, ero comunque andato in finale, una finale mondiale, comunque 800 metri. Era arrivato sesto, però avevo peggiorato un po' il mio tempo, quindi già da lì tutti avevano detto Paltrinieri ci sta quest'anno, non è troppo in forma, è entrato in polizia, perché sono anche tra l'altro entrato in polizia, ho fatto la maturità, non aspettiamoci grandi cose dai 1500. Invece i 1500 sono la mia gara, mi sono trovato veramente bene come sempre, sono riuscito a distribuire le forze, le energie nel corso della gara e lì sono riuscito ad arrivare al bronzo quasi inaspettatamente. Io ci speravo perché sapevo di avere le potenzialità per farlo. Poi chiaramente è stata dura, in finale i primi due irraggiungibili, il cinese che ha vinto e il canadese che è arrivato secondo sono a un altro livello rispetto a tutti gli altri. Poi la medaglia di bronzo ce la potevamo giocare in 3-4 persone, quindi è stato duro ma bello allo stesso tempo poterla raggiungere. Se hai raggiunto la medaglia di bronzo, diciamo, dopo un anno così complicato, cosa possiamo aspettarci da te ora che c'hai la maturità ormai nel cassetto, l'entrata in polizia fatta, adesso ti rimane dedicarti, insomma, al nuoto? Sì, adesso sì, mi dedicherò non esclusivamente al nuoto, chiaramente troverò altre cose da fare anche per distrarmi, ma il nuoto diventa la priorità da adesso. Senza scuola, senza esami, senza cose del genere, sarò più libero, più rilassato. Potrò mettere a posto tutti i difetti che ho nella nuotata, lavorare magari un po' di più in palestra e sistemare la tecnica, tutte cose che magari quest'anno non avendo tempo ho dovuto tralasciare, cercando di nuotare solo, puntando tanto alla quantità più che alla qualità.
adesso avrò tempo di sistemare tutto e quest'anno è anche l'anno proprio perfetto perché non ci sono né Olimpiadi né Mondiali questa stagione da preparare. L'appuntamento principale saranno gli europei, quindi comunque è l'anno giusto per fare qualche cambiamento e provare a sperimentare anche nuove gare. Alle Olimpiadi ci arriverai a 21 anni, se non sbaglio, l'età perfetta per fare il colpaccio. Sì, no, infatti le Olimpiadi sono l'obiettivo principale adesso. Ci arriverò a 21 anni, il fatto di averle fatte anche già l'anno scorso, a 17, sicuramente mi potrà aiutare. Un'esperienza olimpica ce l'ho già, una finale olimpica anche perché ero arrivato quinto l'anno scorso, quindi è tutto fa parte del bagaglio che sto acquisendo in questi anni. E sicuramente nel 2016, 21 anni, l'età è giusta. Sun Yang, il campione mondiale uscente nei 1500, ci sarà ancora perché è giovane anche lui, quindi chiaramente lui è, per adesso, è veramente irraggiungibile per chiunque. Però abbiamo ancora 3 anni per lavorarci, quindi speriamo bene. La prima volta che sei sceso in piscina te la ricordi? Avevo 3 mesi, mi hanno buttato in acqua a 3 mesi, quindi quella era non me destino. La ricordo. Sì. Ho fatto veramente tutti i corsi possibili, immaginabili e poi mi ricordo che a 6 anni ho iniziato l'agonistica. Ho fatto veramente tutto il percorso completo, prima i corsi e a 6 anni ho iniziato l'agonistica, a 7 ho iniziato a fare le gare, quindi quel periodo lì ho i primi ricordi, i primi podi, quando facevo ancora rana. All'inizio ero ranista, dopo a Lungandaro ho lasciato la rana, ho iniziato a fare stile. Come mai? Perché da piccolo, sai, da bambini si può nuotare tutto, comunque se uno è abbastanza portato riesce a fare tutto, poi andando avanti pian piano devi specializzarti in qualcosa, non puoi continuare a fare 20 gare tutte le volte. E io sono cresciuto tanto di altezza, sono rimasto comunque abbastanza magro, quindi velocità non la potevo fare, a velocità bisogna essere potenti, forti, grossi. E quindi mi sono dato alla resistenza, allo stile libero mi veniva bene, riuscivo a nuotarlo con facilità e quindi ho iniziato a preparare le gare lunghe a stile libero. Subito i 400, perché da bambino non si fanno i 1500, è distanza troppo lunga. Ho iniziato dai 400, poi sono passato 800 e 1500 e quindi adesso mi ritrovo a fare queste gare. Prima medaglia da bambino o quando l'hai vinta? Prima medaglia da bambino me la ricordo, era un 25 rana. Avevo vinto una medaglia d'oro a una gara provinciale, credo, ed era nei 25 rana. E fino a 10-12 anni ho fatto rana, poi da lì ho iniziato a fare stile. Come ti concentri e come trascorri, non in acqua il giorno della gara, perché immagino che lì si pensi solo alla gara, però durante gli allenamenti sulle grandi distanze che cosa ti distrae, che cosa pensi? Sì, quella è la parte dura, è la parte noiosa di fare il Sentivo nuotatore. Che canticchi nella tua testa, sì, è vero? Sì, quello sì, senza dubbio, perché chiaramente per un nuotatore già è difficile stare in acqua quelle due ore la mattina e 2 ore al pomeriggio, quindi alla fine diventano 4 ore al giorno con la testa sott'acqua in cui nuoti e t'alleni, non fai un bagnetto, quindi già è impegnativo quello. Più io faccio 1500, quindi devo allenarmi veramente tanto, devo fare intorno ai 16-18 km di nuoto al giorno e sono veramente tanti, quindi nel corso dell'allenamento di quelle 2 ore e mezza puoi pensare veramente a tutto. E di solito magari ascolto la musica prima di entrare in acqua, guardo la TV e qualcosa mi rimane in mente, quindi per 2 ore magari continuare a cantare il ritornello della canzone che avevo ascoltato prima di entrare in acqua. Ce n'è una tua preferita? Ma non ce ne sono, cambiano di giorno in giorno, ce n'ho una che mi rimane in testa e per 2 ore e mezzo canto quei 10 secondi di ritornello continuamente. Prima hai detto che ti dedicherai anche ad altre passioni. Sì. Che cosa in particolare? Mi piacerebbe fare l'università,
sicuramente. Quindi continuare a studiare? Sì, qualcosa di meno impegnativo, meno categorico. Ma ogni tanto? Sì, qualcosa che magari senza obbligo di frequenza, perché quella davvero distruggerebbe il mio piano. Insomma, io devo allenarmi mattina e pomeriggio e quello è per certo. Poi riuscissi a trovare il tempo per fare un'università mi piacerebbe, infatti mi sto già informando e sto provando a vedere quale potrei fare. E poi non abbandonare l'inglese, mi piace parlare in inglese e riesco anche abbastanza, più che altro capisco tutto, mi piacerebbe anche riuscire a parlare, quindi qualcosa, un corso di inglese, qualcosa, mi piacerebbe farlo. Continuerai ad allenarti ad Ostia? Ostia, sì. Io sono un bel gruppo di ragazzi. Sì. Io sono già 2 anni che sono a Ostia. Sono di Carpi, provincia di Modena, però mi sono trasferito a Ostia 2 anni fa perché c'era appunto un bel centro in cui potersi allenare, un bel gruppo di ragazzi, un allenatore bravo e quindi continuerò con loro. Mi sto trovando bene, mi sono sempre trovato bene in questi 2 anni, quindi quei risultati stanno arrivando, quindi proseguo su questa strada. Questa medaglia ti ha un po' cambiato o sei rimasto lo stesso? Credo di essere rimasto lo stesso, io non mi sono accorto di nessun cambiamento. A 18 anni il tuo mito sei tu ormai perché vuoi vincere e diventare il più forte o c'è ancora qualche atleta che magari guardi con grande ammirazione e vuoi diventare come lui? Guarda, c'avevo tanti idoli e da piccolo più che altro. Adesso chiaramente penso a me stesso, ho ancora tante persone che rispetto dal punto di vista natatorio, mi piacciono e cerco anche di imitarli, però adesso diciamo sono più concentrato su me stesso, su costruirmi un qualcosa che mi permetta di andare avanti nel nuoto, quindi questo. Sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto, torniamo sempre lì sul discorso Rio 2016. Adesso in questi 2 anni comunque mi sono tolto già tante soddisfazioni. Aver vinto medaglie europee, mondiali, finale olimpica è perfetto, ho 18 anni, ho già raggiunto tutto questo, quindi sono contentissimo. Però pretendo ancora di più da me stesso, chiaramente arrivare alle Olimpiadi in buona forma e potermi giocare una medaglia credo sia la cosa principale a cui punto adesso. Abbiamo visto tante facce concentrate ai mondiali ma anche tanta tensione. Tu l'hai subita altrettanto oppure hai vissuto questi mondiali di Barcellona abbastanza con serenità? Le facce pre-gara erano abbastanza cariche di tensione. Sì, innanzitutto c'è da tener conto che sei a un mondiale, quindi comunque gareggiare un mondiale davanti a tutto il pubblico di tutto il mondo, tutti ti guardano, tutti parlano di te, già quello di per sé è una grande emozione che può portare tanta pressione. In più sai che ti sei preparato per un anno intero per quella gara lì, quindi anche una piccola cosa che vada storta ti compromette tutto e quindi devi stare concentrato al massimo e cercare di ottenere il meglio da ogni secondo della gara. E io la sfortuna, o fortuna, non so come dirla, è che ho la gara sempre l'ultimo giorno. I 1500 sono sempre l'ultima gara del programma natatorio. Quindi o sei nervosissimo oppure ti ha abbandonato la tensione. No, infatti, quindi devo cercare di rimanere concentrato per una settimana. Iniziano le gare, vedo gli altri gareggiare, me ne sto lì in tribuna a guardarli, faccio il tifo. Però scalpito perché non vedo l'ora di fare la gara anch'io, quindi arrivo alla mia gara di solito sempre carichissimo perché c'ho voglia veramente di potermi esprimere, di andare in acqua, di gareggiare. E la tensione dipende anche tanto da come vanno gli altri nella squadra, com'è il clima, com'è l'ambiente. A Londra, che non avevamo vinto medaglie, e mi ritrovavo l'ultimo giorno con la possibilità di poterne prendere una, sembrava una cosa allucinante. Infatti hanno cercato di tenermi lontano tutti i giornali, io provavo a prendere la gazzetta in mano il giorno, no, non guardare. E quindi, perché chiaramente tutti avevano tante aspettative su di me, io non l'ho sentita tanto. Uguale a questo mondiale, comunque Federica Pellegrini è andata bene, ha vinto la medaglia, poi tanti altri sono andati in finale, in semifinale, quindi e l'esito complessivo dei mondiali era già buono di per sé. Io ero contento di essere andato lì, di aver fatto una finale nell'800, i 1500 sapevo che potevo andare bene, quindi non ero eccessivamente teso per la finale. Ci buttiamo in acqua? Buttiamoci, andiamo. A dopo allora. Ciao.
express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time, a fast minded feeling of freedom please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias and dependency and I'll kill the sea. Cause the young self is stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a third. With my last sob reflecting half the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Allora, siamo in acqua, la prima cosa che mi viene da chiederti è come si fanno 1500 metri stile libero, la gara più lunga se non sbaglio. Bella domanda, c'è da allenarsi tantissimo, quella è l'unica cosa veramente che conta. Bisogna avere tanta testa perché tutti i giorni faccio intorno dai 16 ai 18 km di nuoto, quindi è veramente tanto. Essere concentrati, determinati, tutti i giorni allenamento, palestra e poi chiaramente 1500 metri sono anche pochi facendo 16 km al giorno, quindi alla fine viene abbastanza facile fare la gara. Fai un allenamento specifico? Faccio allenamenti specifici, sì, diversi da tutti gli altri nuotatori. Chiaramente chi fa velocità fa un po' meno, fa più scatti, io lavoro più sulla resistenza, lavoro più sulla tecnica di nuotata, sul risparmio dell'energia in acqua, quindi sono cose un po' più specifiche. E come passa tutto quel tempo in gara? Il tempo in gara passa, non hai troppo tempo per pensare. Diciamo che sei lì, ti trovi lì, sai che hai lavorato tutto l'anno per quella gara lì, quindi e alla fine sei determinato, concentrato, ti confronti con gli avversari e il tempo di pensare è quello, pensi alla tattica di gara da usare, a quelle cose lì. A 18 anni hai scelto la gara più lunga. Non è che l'ho scelta, mi è capitata, sono forte in quella e quindi chiaramente anche per un po' di caratteristiche fisiche che sono alto, magro, non potrei fare velocità. I 1500 invece mi riescono proprio bene, quindi faccio quella. Se mi dovessi insegnare qualche base del nuoto, così? Qualche base? Ti direi sicuramente di stare con la testa alta, muovere le braccia, iniziare prima con le braccia, che sono quelle che danno il maggior sostegno in acqua, che ti fanno andare avanti. Con le gambe trovare una stabilità, muoverle per rimanere a galla con tutto il corpo e poi chiaramente ci sarebbe da mettere a posto tutta una tecnica di nuotata che serve del tempo. Allora proviamo? Proviamo, fin là. Proviamo, va bene. Proviamo. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time, a fast minded feeling of freedom please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias and dependency. Come sono andata? Bene, benissimo, ottima tecnica di nuotata, ci tengo a sottolineare, andavi veramente bene. Allora dai, magari mi posso cimentare. Va bene, va bene. Allora ciao a tutti, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie. Ciao. L'ultima volta che ho messo una cuffia l'ho rotta, quindi stiamo attenti. Devo guardare o guardo te? In questo caso guarda me, perché è difficile guardare te che c'è il sole in faccia. Va bene. Datemi il via. Dopo, va bene. Lui può venire con te mentre ti cambi, ovviamente senza sì, sì, di presenza. Sì, esatto. Scandalose, ma mi lascio. Adesso lo dico a Silvia. A dopo. A dopo, ciao. Faccio un che ascolto sulla medaglia. Ok, non ci buttiamo in acqua, no, tranquilli. No. Era una vinda.